La battaglia principale è riuscire a mantenere il sorriso, anche se siamo incazzati neri, perché abbiamo un governo che quando era all'opposizione diceva che la sinistra si occupava troppo dei gay e che c'era ben altro di cui occuparsi. A parte che non è che abbiamo ottenuto chissà che cosa, per quanto si siano occupati di noi. E adesso che sono al governo, sono loro che si occupano di noi. In maniera ossessiva si occupano di noi per toglierci i diritti, per toglierci la dignità. Direi occupatevi un po' meno di noi e occupatevi più di altro. Togliere diritti che però ci sono anche diritti che non abbiamo, cioè non avete ancora, quindi solo che togliere insomma dei diritti Allora, noi adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo cercare di tenerci strette quelle poche cose che abbiamo ottenuto. Questo è un governo che quando era all'opposizione diceva che bisognava occuparsi di ben altro, che non bisognava occuparsi dei gay. Invece adesso noto che da quando sono al governo si occupano moltissimo di noi e si occupano di noi per andare contro le famiglie arcobaleno, per rendere un figlio o una figlia delle famiglie arcobaleno, nel caso in cui il genitore biologico viene a mancare, un orfano di Stato. Perché non riconosce a quella persona che viene chiamata mamma e papà, che dà la medicina ai bambini, che dà un libro per studiare, che canta la ninna nanna, loro non riconoscono la patente di genitorialità. Questo è un governo che dice che se si va a parlare nelle scuole di bullismo transfobo, per impedire che certi studenti perdano la voglia di studiare, se non addirittura di vivere, che noi andiamo a fare ideologia gender come se andassimo a cercare di convertire degli adolescenti da etero in gay. Questo è un governo che vuole impedire una legge contro l'omobitransfobia per tutelare la nostra dignità fisica e la nostra dignità psicologica. Quindi questo è un governo che si sta occupando tantissimo di noi, troppo di noi. Anzi, usano noi come arma di distrazione di massa. Invece di dire che il problema delle famiglie italiane, per cui non si sposano, non fanno figli, è il problema del precariato, perché se tu chiedi a una coppia giovane, ma perché non fate un figlio? Perché non ne fate due? Loro ti dicono perché magari ho un contratto a scadenza, che non mi dà la sicurezza di investire sulla mia famiglia. Cosa ti dicono loro? Che il problema sono i gay, che il problema sono le famiglie arcobaleno. Noi siamo uno strumento di propaganda di questo governo.